giovedì 23 dicembre. Ariete, la consonanza lunare vi invita a comportarvi magnanimamente. Potete perdonare un piccolo torto subito e alla fine anche voi ci guadagnerete. Avete ottime energie, indirizzatele verso uno scopo costruttivo, meglio collaborare che chiudersi. Toro, l'arrivo del Natale vi mette una certa apprensione addosso, ma se avete già fatto tutti i regali, perché preoccuparvi inutilmente per le feste imminenti? Concentratevi sul momento presente senza fare troppi pronostici. Attenti a quello che state facendo. Gemelli, non vi montate la testa per un vostro successo, ma nemmeno sminuite il vostro operato. La giusta misura sta nel mezzo, nell'equilibrio. Se la giornata è troppo tranquilla, saprete sicuramente come renderla più interessante e movimentata. Cancro, una vostra previsione potrebbe non essere stata azzeccata, meglio evitare di fare troppa pubblicità a qualcosa di cui non siete sicuri. I pensieri vi portano via energie preziose. Mille cose in una volta? Alla fine, l'errore è inevitabile. Leone, con la luna in sosta nel vostro cielo, difficilmente vi accontenterete della posizione raggiunta e aspirerete di sicuro a qualcosa di meglio. Puntate in alto, ma non troppo. Non sarebbe bello dedicare anche un po' di tempo a partner e figli? Vergine, nel periodo natalizio potreste pensare un poco di più anche ai meno fortunati e se ne avete la possibilità cercare di dare un aiutino. Il vostro lavoro preciso e attento non è sostituibile. Nella coppia c'è bisogno di maggiore dialogo. Bilancia, non rivolgete altrove la vostra attenzione dato che tutto ciò che vi serve è già a portata di mano, anche se potreste non accorgervene subito. Grazie alla Luna e Leone le vostre proposte saranno maggiormente prese in considerazione dai colleghi. Scorpione, in famiglia potreste dover discutere di cose di poco conto per colpa della Luna nell'irascibile Leone. Cercate di non gettare benzina sul fuoco, placate gli animi con parole gentili e se proprio volete far contento chi amate, non rematergli contro. Sagittario, con la fantasia del trigono lunare nei confronti del vostro segno, addobbare al meglio la casa per i prossimi giorni di festa sarà facilissimo. Con il riciclo creativo riuscirete ad accontentare tutti in un periodo dell'anno davvero speciale. Capricorno, potete spendere qualche euro in più per un regalo davvero speciale senza speculare troppo e se lo chiedete con garbo avrete uno sconto. Rendere felici il prossimo vi darà una marcia in più in tutte le occasioni della vita. Che sprint! Acquario, l'opposizione della luna non vi fa vedere che forse la vostra idea non era proprio la migliore, perciò se non verrà votata portate pazienza. Non litigate per la mancanza di spazio, con un'organizzazione razionale si può risolvere ogni cosa. Pesci, magari non otterrete proprio tutte le cose che desiderate, ma dovreste imparare ad essere felici di ciò che già avete senza pretendere altro. Ciò che vi occorre è a portata di mano, ma purtroppo a volte proprio non ve ne accorgete affatto.